Bruno Siciliano, ingegnere e professore ordinario di automatica all'Università Federico II di Napoli. Alcuni dei robot che abbiamo visto nel servizio sono stati progettati da italiani, ma la funzione specifica degli arti robotici è molto diversa e ancora diversa è quella degli esoscheletri. Allora, come si fa e quali sono le differenze di approccio, diciamo, nella progettazione di questi strumenti così diversi tra loro? In pratica noi abbiamo, diciamo, due tipi di robot. Quelli che vanno sotto il nome di esoscheletri sono quelli indossabili, quindi diciamo è il robot che viene indossato, che viene utilizzato non solo da un punto di vista terapeutico, però può essere anche utilizzato da un punto di vista ergonomico affinché un essere umano possa assumere delle posture che riducano il rischio di disturbi muscoloscheletrici. Poi c'è l'aspetto endoscheletrico, quindi quello praticamente delle protesi, che in qualche modo vanno a sostituire, per esempio, cioè l'assenza di un arto per un'amputazione. Mm-hmm. Bene, in quel caso la sfida tecnologica è quella di rendere le protesi quanto più naturali e intuitive per la persona che deve indossarla, in maniera tale che abbia un senso pari a quello dell'arto che è stato amputato per un incidente o per una qualunque ragione. Parliamo sempre di futuro, ma anche di presente, visto che lei li progetta comunque questi strumenti. C'è una nuova frontiera, proprio una nuova disciplina che si chiama teranostica, cioè dall'unione di terapia più diagnostica. Come i robot e le macchine entrano in questo ramo della robotica, Senz'altro. Se si tratta di robotica. Sì, infatti è una delle tematiche che stiamo sviluppando al centro di chirurgia robotica Icaros, che dirigo la Federico II, ed è proprio quella la scommessa, nel senso che i robot sono stati già utilizzati dentro di noi in maniera più o meno invasiva. Pensiamo per esempio alle capsule robotiche che consentono di eseguire una endoscopia, una colonoscopia e così via. Però quella è la parte diagnostica. Quello che caratterizza il robot e che differenzia un robot anche dalla intelligenza artificiale per la parte cognitiva e percettiva è il fatto che il robot può realizzare un'azione fisica. Quindi, calando questo in un contesto medico, in un contesto chirurgico, arriviamo alla possibilità di fare una terapia mentre si fa la diagnosi e quindi rimuovere delle masse precancerose. Lei è quello che ha scritto, invece tornando a un termine non antico ma precedente, sicuramente il lemma robotica per l'enciclopedia Treccani e ha evidenziato quattro aspetti fondamentali della robotica. Ce li può spiegare? Uno ovviamente è la conoscenza, anche perché non dimentichiamo, ben venga l'intelligenza artificiale, ben vengano le tecniche di learning, però noi come ingegneri siamo soliti ricavare dei modelli matematico-fisici degli oggetti che progettiamo, degli oggetti che utilizziamo, e quindi la base di conoscenza è fondamentale. Poi c'è un aspetto che a volte viene sottovalutato, che è l'aspetto del design. Perché è così importante? Perché questi robot, affinché potranno essere accettabili dagli esseri umani, devono anche avere un aspetto gradevole. Gli altri due pilastri sono quelli della interazione, e qui veniamo proprio alla caratteristica della robotica, cioè il fatto che noi stiamo vivendo una transizione dalle tecnologie dell'informazione, ovvero dal gemello digitale, perché la digitalizzazione ha comunque pervaso la nostra società, le nostre vite, alla dimensione fisica. Il quarto pilastro è quello dell'impatto, cioè vale a dire tutte quelle applicazioni dove è utile una tecnologia robotica. Bene, il Covid ci ha insegnato che i nostri ambienti soliti, cioè le case, le scuole, gli ospedali, possono diventare ostili. E allora a questo punto, nel momento in cui io voglio garantire un distanziamento, può essere utile la presenza di una macchina che per esempio consenta una telepresenza, cioè di visitare un paziente in ospedale oppure di fare una diagnosi a distanza.